L'episodio si riferisce a una situazione in cui arriva una chiamata attraverso il 912 alla sala operativa del 118, la sala operativa dei laghi, per una persona che risultava essere precipitata lungo un canalone in una località delle montagne del Lecchese. E in queste situazioni la cosa molto importante per noi è riuscire ad individuare nel modo più preciso possibile dove si trova questa persona. Infatti le prime informazioni sono finalizzate a quelle, si coinvolge da subito il comandante e i piloti dell'elisoccorso, il tecnico del soccorso alpino e il soccorritore che è presente in base durante tutto l'orario di apertura diurna, e a questo punto, verificata la possibilità di intervenire con l'elicottero, trastandosi di una zona dove solo con l'elicottero si sarebbe potuti andare, la missione ha inizio. Il medico e l'infermiere vengono informati di quelle di solito poche notizie che si riescono ad avere sulle condizioni della persona. In questo caso le prime informazioni erano comunque di una persona sveglia che riusciva a reggersi in piedi, però era molto sanguinante. L'operatore di centrale già da subito cerca di dare alle persone presenti assieme all'infortunato delle informazioni su cosa non fare per peggiorare la situazione e cosa fare per facilitare l'arrivo dell'elicottero, come delle istruzioni pre-arrivo per favorire la loro visualizzazione dall'alto da parte dell'elicottero in arrivo. Dalla centrale operativa si allerta intanto anche il soccorso alpino, che ha una competenza per quel territorio di intervento nel caso in cui ci fosse bisogno di altro personale per un supporto tecnico in qualunque fase dell'intervento. Nelle nostre realtà, nel giro di pochi minuti, l'elicottero arriva nelle zone di competenza per l'intervento e la località in cui si trovava quella persona non permetteva all'elicottero di atterrare, quindi viene usato il verricello per calare l'equipe di soccorritori. In tali casi la prima persona che di solito viene calata è il tecnico del soccorso alpino che c'è a bordo dell'elicottero. Infatti nelle situazioni di terreno più pericoloso, più impervio, più difficile dal punto di vista orografico, il tecnico è il primo che scende per fare una prima valutazione sulla possibilità di far scendere in sicurezza anche l'equipe dei sanitari, medico ed infermiere, oltre a fornire delle primissime informazioni sulle condizioni della persona. In questa situazione il tecnico conferma la necessità e la possibilità di calare anche medico e infermiere, che vengono fatti a loro volta scendere attraverso la tecnica del verricello, e nel giro di pochi minuti dall'arrivo dell'elicottero, ma anche dall'arrivo della richiesta di soccorso in sala operativa, ecco che l'equipe completa di soccorritori, sanitario più tecnico, arriva sulla persona. In questo caso la persona non aveva subito dei traumi particolarmente importanti, però aveva subito dei traumi che avrebbero potuto metterla in serio pericolo anche di vita o di conseguenze importanti per la sua sopravvivenza, e quindi con grande attenzione tutto l'equipaggio insieme si adopera per metterlo nella posizione più opportuna per evitare ulteriori lesioni rispetto a quelle che si è già procurato. Collo, senti che non si vede da qualche parte? No. C'è un bel respiro per questo secondo? Ha dolore respirare? No. A questo punto togliamo il casco, tanto non serve più. E chi tanto deve andare bene? E di quale? Fa una valutazione più completa possibile delle sue condizioni,
un intervento che noi diciamo di stabilizzazione e quindi mette in condizioni la persona di non subire ulteriori aggravamenti, peggioramenti, non solo dal punto di vista di fratture, lesioni ossee, ma anche dal punto di vista di un'assistenza respiratoria, di un'assistenza circolatoria nel caso di emorragie, di sanguinamenti importanti, quindi anche il controllo di emorragie visibili esternamente. Viene la persona barellata, messa quindi all'interno della barella che è in dotazione all'elicottero e ancora recuperata attraverso la tecnica del verricello, accompagnata dal medico dell'equipaggio che anche durante la fase di recupero con il verricello riesce a garantire una adeguata assistenza. Una volta a bordo dell'elicottero, la persona viene definitivamente stabilizzata e nel frattempo, individuata già la destinazione ospedaliera dalla sala operativa, viene avviata verso l'ospedale di destinazione. In tutte queste fasi c'è un contatto continuo e diretto tra il personale a terra che presta soccorso e la sala operativa, sia per riferire la situazione, le condizioni dell'infortunato, l'eventuale necessità di ulteriore invio di persone per permettere di espletare il soccorso in modo più veloce possibile e anche garantendo il massimo dell'assistenza alla persona infortunata, ma anche per individuare il più precocemente possibile l'ospedale più idoneo per la destinazione di quella persona, che non necessariamente è quello più vicino. In questo caso la persona è stata trasportata all'ospedale di Lecco, che è uno degli ospedali che ha tutte le dotazioni, tutte le unità operative che erano sufficienti e adeguate al trattamento di quella specifica situazione.